Leggo da un post di Virginia Raggi: siamo in prima linea per migliorare il ciclo dei rifiuti a Roma. Con chi ne parliamo allora? Insieme a Roberto Di Palma, che è un consigliere del Movimento 5 Stelle in Commissione Ambiente, ovviamente al Comune di Roma. Ben trovato consigliere Di Palma, buonasera. Buonasera a tutti voi. Allora, all'inizio, dice la sindaca, di una rivoluzione culturale che vogliamo realizzare durante il nostro mandato. Perché si parla di rivoluzione culturale, oltre che di servizio, visto che il ciclo dei rifiuti a Roma ovviamente va migliorato soprattutto dal punto di vista del servizio? Però perché partite da questo assunto culturale, Di Palma? Perché purtroppo a Roma le cose sono andate molto male negli ultimi 20 anni, le ragioni le conosciamo tutti, i vari interessi che ci sono stati a livello politico e imprenditoriale hanno fatto sì che purtroppo si creasse una situazione dove la gestione dei rifiuti alla fine fosse pessima, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, il problema che c'è stato con la discarica di Malagrotta, che poi tante volte l'amministrazione precedente si è vantata di dire che avevano chiuso la discarica di Malagrotta, in realtà le cose non sono andate così, lo dobbiamo all'attivismo dei cittadini della zona di Malagrotta che caparbiamente si sono rivolti all'Unione Europea, poi sono stati ascoltati, sono venuti giù a verificare, hanno verificato che la situazione era assolutamente fuori controllo e hanno intimato al Comune di Roma di dover chiudere la discarica di Malagrotta. Questa è la storia della discarica di Malagrotta, ma quel sito ha fatto sì che purtroppo tutta la gestione dei rifiuti a Roma fosse pessima, la raccolta differenziata a dei livelli bassi, sicuramente inferiori a quello che impone la legge, per cui è di qualità per giunta in generale molto molto scadente. È da questo punto che noi partiamo e dobbiamo rilanciare e dobbiamo avere un'inversione di tendenza completa rispetto al passato e stiamo mettendo in piedi le prime azioni, ovviamente ci vorranno degli anni, ma le prime azioni per far sì che si possa arrivare ad una raccolta differenziata seria. Tra l'altro, sono giornate un po' complicate. Roma Today scrive oggi: rifiuti, impianti pieni e raccolta a singhiozzo. Roma Today scrive sul suo sito: rifiuti, impianti pieni e raccolta a singhiozzo. Poi c'è un virgolettato che arriva dall'AMA: difficoltà dovute allo scarico dei mezzi. Risulta anche a voi, Di Palma. Guardi, io sinceramente in questo momento non sono a conoscenza di queste difficoltà perché non me ne sto occupando io direttamente in questo momento, anche perché poi ci sono tutti i vertici di AMA che sono stati nominati e stanno lavorando sicuramente per far sì che il servizio sia di buona qualità. Peraltro i romani hanno visto che c'è stato un momento di criticità molto forte quest'estate, siamo intervenuti in maniera molto decisa anche con l'assessore Muraro e abbiamo fatto sì che ci fosse anche lì una situazione che fosse ricollocata in un binario corretto. È ovvio che siamo sempre in momenti in cui può capitare che ci possano essere dei momenti di difficoltà, ma siamo molto attivi, molto presenti per far sì che la situazione sia gestita nella maniera corretta. E allora quali sono le operazioni che mettiamo in campo? Togliere subito i cassonetti per favorire la raccolta porta a porta, o questo sarà impossibile nella nostra città? Allora, diciamo che adesso, proprio qualche giorno fa, c'è stata una conferenza stampa con la sindaca, l'assessore Muraro, dove abbiamo presentato un progetto ed è la raccolta porta a porta per le utenze non domestiche. Abbiamo voluto aggredire questo tipo di settore perché, per quanto non si possa immaginare, su 1.700.000 tonnellate di rifiuti che Roma produce, questo settore ne produce 500.000. In questo momento sono 200.000 quelle raccolte in modo differenziato. Nella realtà, se noi affrontiamo bene questo tipo di settore, possiamo arrivare addirittura a 500.000, per cui è stato presentato un piano che sarà sperimentato nei mesi da febbraio nel municipio primo e nel municipio 11, dove si attiverà proprio questo servizio di raccolta porta a porta presso le utenze non domestiche, si metteranno a punto tutte le difficoltà e poi da novembre verrà ampliato su tutto il territorio di Roma.
con questo servizio, questo è il primo passo, è ovvio. Mm. È ovvio che noi vogliamo arrivare a una raccolta differenziata su tutta Roma, anche per le utenze domestiche, però ecco, abbiamo pensato che questo era il primo da affrontare, il primo settore da affrontare per riuscire ad avere un aumento della differenziata che calcoliamo addirittura possa aumentare di 20 punti solo con l'utenza non domestiche, per cui un salto in avanti molto, molto ampio. Comunque, tornando all'inizio della nostra conversazione, l'appello che fa la Giunta Raggi, diciamo più immediato, è quello ai romani. I romani devono dimostrare il loro senso civico, questo è quello che chiedete. Poi ci saranno, insomma, a breve ci saranno anche i provvedimenti, però sì, queste due cose si devono venire incontro, consigliere Paolo. Assolutamente, diciamo che una... noi abbiamo intenzione di percorrere diverse strade per far sì che si possano ottenere dei buoni risultati. Le strade poi normalmente sono due, la poter aggredire, ecco, per esempio con la raccolta non domestica, andando a effettuare la raccolta porta a porta, noi faremo in modo di evidenziare, far emergere tutte le utenze non censite, per cui tutta l'evasione che c'è sul servizio tari delle utenze non domestiche deve emergere. È ovvio che se noi riusciamo a raccogliere più soldi con le utenze non domestiche, avremo modo magari di abbassare la tariffa a quei commercianti che da sempre fanno la raccolta differenziata, per cui poter fare un'operazione di travaso. E dunque possiamo, attraverso le multe, ma anche attraverso un sistema di premialità, far sì che i cittadini romani possano indirizzarsi verso una raccolta corretta dei rifiuti. Grazie Roberto Di Palma, grazie al membro della Commissione Ambiente del Comune di Roma, Movimento 5 grazie Stelle. Grazie a voi. A risentirci. Beh, grazie. A risentirci. Allora.